Ciao a tutti, oggi è martedì 29 maggio 2018, sono qui sempre in prossimità della cittadella e sempre con il professor Manzini. Allora, siamo qui che stiamo vedendo l'orto che c'è in cittadella. Allora, cosa ne pensi, professore? Innanzitutto questa scoperta, tra virgolette, di un orto in un terreno demaniale, quindi abbandonato così per natura, e abbiamo come dire, l'attenzione di un uomo, di una famiglia, di qualcuno in un mestiere antichissimo che è quello dell'agricoltura. Infatti noi abbiamo qui la seminagione di piante di patate, più in là ci sono degli zucchini, di là ancora dei pomodori e qui dei fagiolini. Abbiamo anche un rudimentale sistema di raccolta di acqua e quindi l'orto è autosufficiente e in qualche modo si ritrovano le radici dell'uomo perché il cibo, la terra, il legame con la terra è un legame che è importante e garantisce la sopravvivenza. Allora, innanzitutto questo inizio di cisterna prima non esisteva perché ero passato l'anno scorso e non c'era, che difatti abbiamo della terra smossa questa buca Mattoni, bravo. ed è cosa recente. Ma che dire, sono attività che non danno fastidio a nessuno, sicuramente segnalano comunque un livello anche di povertà e di necessità. E siamo sempre nel solito discorso, ormai esiste una serie di individui invisibili alla società comune, normale, alle istituzioni, ai servizi assistenziali che vivono di espedienti e si arrangiano. In questo caso abbiamo comunque qualcuno che non rompe le scatole a nessuno, si fa le sue cose in solitudine, quello che viene viene, è arbitrato dal tempo e tutto quello che viene è per sé e per la sua famiglia. Io Vabbè. non ci trovo niente Particolare? di malvagio, se non il fatto che segnala proprio la necessità di qualcuno, di qualche famiglia, e di qualche individuo che è in difficoltà. Beh, comunque c'è da aggiungere una cosa che è molto importante, che questa struttura, la cittadella, qualcuno dovrebbe ben controllarla, che non controlla nessuno, Sì, questo è come se vero. fosse una struttura che tutti decantano, diciamo, che la portano ai massimi livelli, però viene abbandonata, non viene Sì, controllata, niente. è vero. E mi fa venire in mente che qualche anno fa mi sembra che il FAI l'avesse indicato a seguito di moltissimi voti come uno dei monumenti storici più importanti d'Italia e sicuramente del nord-ovest, almeno per quanto riguarda l'architettura militare. Vabbè, allora io posso aggiungere una cosa. Io è un po' di tempo che conosco Alessandria, conosco i suoi cittadini, conosco i vari governanti e io so che tutto quello che capita nelle mani della amministrazione comunale viene tutto abbandonato, no, non viene come si chiama Curato. curatore
anzi si ha la tendenza a farlo cadere nel dimenticatoio, esatto. Tutte le cose antiche in Alessandria non ce n'è, perché sono tutte paragonate cose vecchie. Alessandria non ha mai calcolato la sua cosa antica, l'ha sempre paragonata a cosa vecchia. Cosa vecchia, allora, da distruggere. Ma guarda, mi viene in mente, con questo concludo, che probabilmente l'amministrazione di Alessandria, ma anche le altre amministrazioni, diciamo, di altre città, dovrebbero curare di più l'aspetto, come dire, turistico, monumentale, e quindi istituire o un assessorato apposito oppure un ufficio apposito che si occupa solo dei siti che potrebbero avere un interesse turistico. Ma questo occuparsi dei siti significa anche metterci mano, investire dei soldi, fare dei progetti a lunga scadenza, ma è portare la conoscenza della città a livello nazionale, a livello europeo e comunque a livello il più ampio possibile. Questa cosa non c'è, evidentemente il turismo, i flussi delle persone non sono un interesse immediato di una città come Alessandria, e questo è il risultato: l'abbandono, l'appropriazione di terreni e di proprietà pubbliche, e con una sorta di usucapione poi alla fine il padrone ne diventa chi è che la usa, paradossalmente. Comunque io so che ogni tanto si sente parlare un tot di soldi per la cittadella, un tot di soldi per sistemare, però i soldi io che non li vedo mai. Non lo so, è come se volessero dare un contentino a quelli che ci tengono a questa struttura, come se fosse una presa in giro, perché io ho sentito un tot di milioni per questa struttura militare, però poi arrivano, non arrivano, sono persi, sono stati lasciati perché non sono stati presi. Com'è questa questione? Qualcun altro deve dare delle risposte, non esatto, certo noi. Esatto, ok. Professore, arrivederci e ci vediamo poi prossima, in un altro video. Prossimo video. Ciao a tutti.